Premesso che ovviamente tasse come l'IMU e come la TASI sono imposte inique, partendo da questo assunto, però ci sono state imposte e per poter esentare Aler da queste tasse non si può certo pretendere una esenzione in deroga alla legge, ma occorre cambiare la natura giuridica di questo ente. Occorre cambiare la natura giuridica perché agli atti e soprattutto nell'ultima riforma gestionale di Aler che abbiamo provveduto a varare non più tardi di novembre scorso, il tema era lì, la sede era lì per affrontare questa discussione, la maggioranza ha ritenuto di dotare l'azienda dello stesso tipo di natura giuridica che ha sempre avuto, cioè un ente pubblico di natura economica. Adesso mi pare un po' comodo e anche un po' vigliacco fare lo scaricabarile pur avendo lo Stato delle gravissime responsabilità sulle politiche abitative, sui tagli vergognosi che sono stati applicati alle politiche per la casa. Ma chiaramente non è sufficiente fare una mozione in cui si invita un presidente di una regione o una giunta ad andare dal governo a chiedere l'esenzione per ottenerla. Cioè, questo è un discorso che bisogna chiarire perché altrimenti si strumentalizza la tematica per far credere agli inquilini Aler che si stanno portando avanti delle istanze che non verranno mai realizzati. Per cui Regione Lombardia una cosa la potrebbe fare e avrebbe dovuto farla al momento opportuno, cioè quando abbiamo discusso della riforma gestionale, che era innanzitutto ridefinire una volta per tutte la mission di Aler. Perché qui bisogna capirci, signori, se la funzione è sociale, è una funzione sociale. Se invece all'azienda deve essere consentito, come avete consentito in tutti questi anni e anche attraverso la riforma gestionale, che fa speculazione, allora dovete voi chiarirvi un attimo le idee su cosa volete, perché non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. E non è vero che i debiti e il dissesto finanziario di Aler è dovuto, come continuate a ripetere, solo dall'incidenza dell'amorosità e dell'abusivismo. Perché non ce le siamo inventate noi le consulenze esterne, non ce le siamo inventate noi le assunzioni dirette che venivano fatte in Aler per affiliazione partitica e clientelismo come bacino di voto, come pure non ci siamo inventati noi la creazione di società partecipate come asset che hanno inciso potentemente sul dissesto finanziario di questa azienda e le speculazioni errate, il buco nell'acqua che si è fatto con i casi vergognosi che sono sotto gli occhi di tutti a Pieve Emanuele e a Garbagnate. Io invito i colleghi consiglieri regionali ad andare a fare un giro e a vedere per esempio in che stato si trova Pieve Emanuele. Doveva essere fatta una grande speculazione, non è stata Regione Lombardia nel 2004 a decidere la nascita di questa società partecipata. Quindi non diamo le colpe all'amorosità e alla lotta all'abusivismo quando sappiamo che il problema è interno ed è anche un problema politico, di scelte e di volontà politiche. Per quanto riguarda l'amorosità e l'abusivismo, il Movimento 5 Stelle ha proposto e continuerà a farlo anche martedì prossimo, sperando di trovare il favore della maggioranza, l'introduzione di misure di prevenzione antisfratto più efficienti, la revisione che doveva essere fatta dei codici ISEE all'interno della riforma sostanziale avrebbe potuto diminuire di molto l'amorosità, perché l'amorosità può essere calmierata anche attraverso l'adozione di efficaci misure di welfare, quello che Regione Lombardia non è ancora riuscita a fare, perché le misure di welfare che sono state varate, come il contratto, il contributo mutuo prima casa, l'abbiamo visto, ci sono state 79 domande per tutta la Regione Lombardia, quindi è stato un fiasco.
Quindi il Movimento 5 Stelle approverà comunque questa mozione, dichiara voto di favore, però precisando che mozioni di questo genere non vanno alla causa del problema e non lo risolvono, e sono utilizzate dalla maggioranza strumentalmente solo per fare propaganda in quel bacino di voto che è l'utenza Aler. Se il 5 Stelle ha esaurito il suo tempo, quindi un intervento molto rapido. Sarò brevissima, Presidente. Allora, innanzitutto chiedo il voto elettronico a nome mio, di Corbetta, Buffagni, Macchi, Violi, e ci siamo. Allora, due precisazioni nel riconfermare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questa mozione, in quanto, come ho già detto, per noi IMU, TASI, IRAP sono tasse assolutamente inique, quindi se andiamo a chiedere l'esenzione noi non ci sottrarremo di certo. Il principio è che questa mozione, come ho già detto, non sposterà di mezzo punto il problema di Aler Milano. Si va a far credere che adesso con un impegno al governo si esenterà una società, un ente pubblico di natura economica, e quindi questo, consigliere Decorato, nei fatti non si può fare. Quello che dicevo prima era: non aspettiamo le calende greche, ma noi a novembre abbiamo discusso o no di che natura doveva avere Aler quando siamo andati a fare la riforma gestionale? Il Movimento 5 Stelle, per esempio, aveva proposto che Aler diventasse semplicemente un ente pubblico, cioè aveva chiesto di togliere dall'articolo della legge regionale 27/2009 la parte relativa di natura economica. Ma voi, signori, non avete voluto, perché adesso ci venite a dire che bisogna ridefinire la mission di Aler perché deve avere esclusiva funzione sociale. Ma allora, quando ci fu il dibattito in riforma gestionale, foste molto chiari: a voi va bene che Aler vada avanti a fare speculazioni immobiliari, peraltro disastrose, come sono state fatte fino adesso. Poi un'ultima precisazione sulla morosità. Allora, il dato lo conosciamo, l'abbiamo letto anche noi, il PRERP, partecipiamo attivamente al dibattito in commissione d'inchiesta e in commissione quinta, e sappiamo anche quanto incide. Quello che noi invece proponiamo in alternativa è che Regione Lombardia adotti delle misure anti-sfratto e anti-morosità, perché in quella morosità c'è una parte che non riesce più a pagare l'affitto perché magari si trova temporaneamente senza lavoro o in difficoltà economica. Se Regione Lombardia riuscisse a rafforzare e rendere più efficaci le misure di welfare abitativo, questa morosità non ci sarebbe, perché molti di quelli che non pagano, consigliere Decorato, non è che non pagano per fare un dispetto all'Aler, consigliere, non pagano Nanni, perché però, evidentemente... Questo non è una dichiarazione di voto ma un altro intervento, siamo già quasi a 3 minuti, la invito a concludere. Va bene, allora chiudo dicendo che non possiamo certo pretendere con questa mozione di risolvere il dissesto finanziario di Aler e neanche di riuscire a dargli respiro. Per poter fare questo dobbiamo prendere visione di quel dannato piano di risanamento aziendale di cui ancora noi consiglieri regionali non abbiamo traccia. Quindi io mi auspico che il Presidente Maroni si degni di venire qui in Consiglio regionale a riferirci, e al più presto anche l'assessore alla casa in Commissione Quinta. Grazie.